il contenuto dell'azione di governo che è delineata dalla parola responsabilità. Abbiamo dei problemi urgenti da affrontare, dal caro bollette alla salvare le piccole e medie imprese sul caro energia e poi da mettere in piedi una squadra di governo che sia all'insegna della responsabilità e della competenza. Quindi saremo e daremo questo contributo anche noi moderati in questa direzione. A proposito della squadra di governo, la preoccupano queste frizioni con Salvini sul Viminale? No, io credo che non ci sia. Il centrodestra ha sempre dimostrato, una volta che gli è stata affidata la responsabilità da parte dei cittadini, di saper governare e di governare in unità. Abbiamo un programma che abbiamo sottoscritto, credo che la forza del centrodestra non sia le divisioni al proprio interno, ma sia la sfida del governo e la sfida di dare per la prima volta un governo agli italiani che ha una maggioranza politica. Quindi sono convinto che queste frizioni non ci sono e che ogni partito della coalizione saprà Ma dare le persone più competenti. deve esserci un posto per Salvini al governo. Beh, ma credo che questo lo deciderà Giorgia Meloni insieme con ogni singolo partito che fa parte della coalizione. Spetta alla Lega e al suo leader proporre la miglior squadra di governo, le migliori competenze che possono essere messe a disposizione del governo e a Giorgia Meloni fare la sintesi. Mi sembra che questo sia sempre stato il metodo. Io direi che dobbiamo passare dalla finita la campagna elettorale. Lo dico anche alle opposizioni, adesso ci si tratta solo di governare seriamente, con responsabilità e con concretezza e competenza. Le priorità sappiamo quali sono e credo che ogni partito della maggioranza di centrodestra sta incontrando Giorgia Meloni per sottolineargli le priorità del programma e le competenze che possono mettere a disposizione. Verranno anche Todi e Brugnaro oggi, comunque quando le incontrerete precisamente? Ma noi abbiamo deciso un metodo di lavoro comune e quindi noi moderati è un soggetto che avrà tra l'altro una sua rappresentanza sia parlamentare che al Senato e decideremo insieme la miglior delegazione da portare. Okay?